Conferenza stampa questa mattina al Vomero di presentazione della tartaruga fiorita. Questa è un'iniziativa che nasce nell'ambito del recupero delle tradizioni vomeresi. E qui c'è il presidente del Comitato Valori Collinari, l'ingegner Gennaro Capodanno. Questa è un'iniziativa che vede l'impegno della squadra di calcio femminile della nostra città. Ed è un'iniziativa che si riporta ai vecchi fasti dello stadio Collana al Vomero quando giocava il Napoli. Spieghiamo ai nostri telespettatori il perché di queste iniziative e che cosa vuole rappresentare. Beh, innanzitutto un grazie al Chioschetto e a Giovanni Estate che, pubblicando queste fotografie che riproducevano i tempi nel quale a cavallo degli anni 50 il Napoli giocava al Vomero, allo stadio Collana, mi ha fatto nascere l'idea di recuperare questa tradizione nel momento in cui abbiamo la fortuna di avere qui proprio al Vomero la squadra del Napoli Carpisa Yamamai, che ha gli stessi colori, tra l'altro, come possiamo vedere dalle magliette delle ragazze del Napoli, e che milita addirittura nella Serie A del calcio femminile. Ho pensato anche, dopo la vicenda assurda e esecrabile di sabato scorso, con delle violenze inaudite che nel campo sportivo non dovrebbero mai esistere, di recuperare questa tradizione. Ne ho parlato con il presidente del Carpisa, l'amico Luciano Cimmino, il quale poi mi ha messo in contatto con il direttore generale Italo Palmieri, e così è nata questa idea di recuperare questa vecchia tradizione. Ovviamente al posto del ciucciariello fiorito andava messo un altro simbolo. Il simbolo della Carpisa rispetto al simbolo del Napoli vecchio del ciuccio. Certo, e quindi abbiamo pensato alla tartaruga fiorita, con i colori verdi, perché il simbolo del Carpisa è appunto il verde, la tartaruga verde, e quindi quest'oggi riprende al Vomero la vecchia tradizione del ciucciariello fiorito con la tartaruga fiorita, e tutto questo anche a dimostrazione di come anche in questa città, mettendo d'accordo la classe imprenditoriale con i commercianti, con chi si occupa di sport, si possa fare qualcosa in un quartiere che purtroppo soffre di un degrado e di un abbandono. Basti pensare che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non ci sono le luminarie natalizie, basti pensare allo stato delle strade dissestate. In tutto questo, ecco, il Vomero reagisce, quindi il mio grazie va alla squadra del Carpisa Yamamai, a queste ragazze che si impegnano, che vanno anche nelle scuole, che cercano di portare avanti questo discorso sportivo sano, pulito, che non ha interessi economici ma che si basa soltanto appunto su un apporto volontario, al Chioschetto con Giovanni Estate e con tutta la sua famiglia che ieri si sono impegnati a realizzare questa tartaruga. E poi ricordiamo che il Chioschetto è quello che ha adottato l'aiuola di Piazza Vanvitelli. Certo. E anche a Franco Capodanno, che sta qui vicino a me, omonimo, che poi quel giovanotto che vediamo nelle fotografie e che appunto negli anni nei quali il Napoli giocava allo stadio Collana, tra l'altro passando dal campionato di Serie B al campionato di Serie A, con nomi illustri tra i quali Amedeo Amedei, ma tanti altri che hanno fatto grande il Napoli, portava a spalla il ciucciariello, e che quest'oggi, all'età di 83 anni, ritornerà in campo per portare la tartaruga. Naturalmente questo lo annuncia la prima delle iniziative di recupero dei valori del Vomero, perché stiamo pensando anche a recuperare la sagra dell'uva o del vino, stiamo pensando a recuperare la famosa corsa dei carruccioli che avveniva qui partendo da Via Morga. Insomma, vogliamo fare una serie di iniziative anche per questi giovani, per dimostrare che il Vomero non è un quartiere solo residenziale o commerciale, ha una storia, una tradizione che va rispettata, e può essere, dal Vomero può partire, come dico io sempre, il segnale per tutta la città, per un recupero che vede tutti quanti uniti e che ridia a Napoli la dignità della capitale del Mezzogiorno d'Italia.